Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un'altra combo testing. Oggi testiamo Hollow Lucifer 2 4A Will Extend Plus e il ragazzo che mi ha consigliato questa combo lo vuole sbilanciato, quindi l'ho messo sbilanciato. No, non l'ho messo sbilanciato. Adesso è sbilanciato, ragazzi. Diamo un'occhiata alla combo. Allora, secondo me sarebbe meglio giocarlo bilanciato e in più questa combo mi sa tanto di che andrà molto facilmente in burst. E diamo un'occhiata all'add. Il fatto che sia sbilanciato il disco tocca molto più facilmente il campo, quindi perde anche un po' di lad. Però andiamo subito a testarlo contro un bay di rotazione opposta. Bella lì. Abbiamo uno knockout. Abbiamo un knockout. Continua a testarlo in stamina. Pari, ma master di poco. Allora, abbiamo visto un knockout in stamina e in spin pareggia. Vogliamo rischiare un po'? Proviamo a metterlo in attacco. Non avete visto niente. E niente. Allora, il fatto che Hollow sia sbilanciato possono partire dei counter, però la probabilità è molto bassa perché Hollow in sé ha una forma molto circolare, quindi è difficile giocarlo in attacco. Paradossalmente ci sono layer molto meglio di Hollow per giocare all'attacco. Hollow purtroppo non lo consiglierei per giocare all'attacco. Proviamo contro Spriggan. Rimettiamolo in stamina. Riesce a vincere di spin. Continuiamo a testarlo in stamina. È molto buono il fatto che riesca a vincere di spin anche se è sbilanciato. Purtroppo non può andare sempre così, giusto? Infatti no. Vorrei testarlo in attacco, però vi dico, cioè, anche se potrebbe tirare dei knockout, non andrei a mirare a quello. Perché con un layer buono d'attacco, anche con la putta di stamina, può tirare dei knockout. Quindi lo lasciamo in stamina. Allora,
Allora, la performance è molto instabile, quindi per adesso se l'ha cavata molto bene in rotazione opposta, su stessa rotazione. Perché allora Hollow, se bilanciato bene, non sbilanciato, è buono su stessa rotazione. Il problema è che sbilanciato uno potrebbe tirare dei knockout, però la probabilità è molto bassa e si perde una probabilità di vittoria per spin in questo caso. Ah, e soprattutto, secondo me, potrebbe burstare, però non l'abbiamo ancora visto, quindi bene. Proviamo contro Rage. Prima stamina, poi difesa, poi attacco. Proviamo in difesa. Allora, l'Extend Plus è molto buono per la difesa. Il problema è che essendo sbilanciato, saltella. Se saltelli e sei contro una roba così, è ovvio che ti fai buttare fuori. Facciamo un ultimo lancio in attacco. E niente. Come avete visto, non va bene sbilanciato. Bilanciato magari può combinare qualcosa. Voglio provare a fare un ultimo lancio da bilanciato. Bilanciato sempre in attacco e vediamo se riusciamo a stoppare Rage. Se riesce a stopparlo, vuol dire che è meglio da bilanciato. Neanche. Ai 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 ai. È comunque un po' sbilanciato in sé. Allora, Hollow in sé è difficile da sfruttare. E questa combo magari da bilanciato funziona meglio, ma da sbilanciato non funziona di sicuro. Se volete, ve la testo anche da bilanciato, però non lo so adesso. E vabbè, ci vediamo a un prossimo video.